Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Allora, la tematica che portiamo sicuramente non è lontana da quello che vede l'opinione pubblica. Abbiamo già il consenso sul fatto che bisogna fare qualcosa contro la crisi climatica. Non a caso le parlavo adesso... del modo. Sì, ma non è così importante parlare del modo. La disobbedienza civile non violenta, disobbedienza civile non violenta crea polarizzazione dell'opinione pubblica rispetto ai metodi e serve per portare il tema. Io non sarei qui a parlare del tema se non avessi fatto questo tipo di azioni. Quindi al di là di questo, il problema, Francesco, è che se loro stavano in piazza con i cartelli probabilmente non se ne parlava. Ma loro erano in piazza con i cartelli, hanno fatto scioperi della fame, hanno fatto manifestazioni e noi come giornalisti dobbiamo fare un mea culpa, non ce ne siamo mai occupati. No, mea culpa lo devono fare loro. Non si sporcano le piazze, non si sporcano i muri. In Piazza del Duomo spenderanno migliaia di litri d'acqua per pulire uno Stato che avete sporcato. Perché? Per fare i cretini. Perché l'avete sporcata? Perché avete sporcato il palazzo del Senato? Perché? Perché a Venezia? Perché vengono spesi combustibili fossili? È questo il problema. E quindi per fare questo voi fate casino, imbrattate le opere d'arte, i monumenti. Voi state allontanando anche le persone sensibili dalle tematiche ecologiche dei vostri temi. Allora io prometto, e chiedo scusa, e prometto di reinvitare tutti i nostri